facciamo noi la giustizia. Ci mangiamo le carni. Dei magisti si mangiano la pizza a Marcellina, la pizza a festa. Con tutte le pizzerie che ci stanno andando. Ora non sanno fare giustizia, facciamo noi. In mano nostra. Dice lo Stato italiano, si è scassato un cazzo. Ci ha rotto i coglioni, ok? Ok? E spugnammo lo stomaco, ok? Allora è tutto un nord che dice ancora un po' in un maglione eravamo di tre all'ora, ci mangiamo il carne. Secondo voi è più forte lo Stato o è più forte la camorra? È una domanda un po' particolare. Non lo so. Il nostro sdegno è assai più condiviso e diffuso di quello che crediamo. Anzi,
Ogni nuovo delitto contro ambiente e paesaggio spinge altri cittadini a prendere coscienza dell'abisso entro il quale stiamo rotolando. Secondo lei andrà in carcere? Certo, se non è parlamentare, cosa gli aspetta? La vacanza a Monte Carlo? Ci hanno disorientato. Prendere la parola in quanto cittadini, quando intorno a noi una minoranza senza principi distrugge un patrimonio che appartiene alle generazioni che verranno. Perché è una vittima, perché è una vittima. La vista in banzia, chiedeva Berlusconi. Io mi reputo un uomo della PDL, ma in questo momento sono in difficoltà e non so a queste elezioni cosa farò. Però sono qui oggi per testimoniare una vicinanza solidale all'amico Nicola e non al politico. Il capo espiatorio di un ciclo che oramai si è interrotto col Popolo della Libertà. Di cosa. E adesso che faranno? Adesso non lo voterò, cioè il partito non lo voterò. Quindi Berlusconi perderà i vostri voti? A me al mio sì, mia dalla mia famiglia sì. Aiutateci! Vai! Uno che ha contribuito a vincere le elezioni regionali e a spazzare via i comunisti dalla regione che hanno governato per anni, e chiaramente non può andare a casa. E se manifestiamo la nostra indignazione, veniamo spesso accolti da commenti infastiditi, accusati di inutile pessimismo, invitati a rassegnarci e a pensare ad altro. Un attimo qua, un attimo.
di un'altra icona del male. Sicuramente Nicola Cosentino ha rappresentato bene i valori dell'amicizia, questo è poco ma sicuro. Oggi la gran parte della classe dirigente di questo partito è collocata o allocata in determinate posizioni di governo, di potere, grazie al rapporto amicale con Nicola Cosentino. Cioè ha piazzato parecchi uomini fuori. Piazzato è un brutto termine, ha fatto quello che si fa in politica, quando c'è un leader, il leader colloca i propri uomini. Io vengo, ho definito il referendum del clan dei Casalesi, ma sto clan è proprio un clan, cioè, non ho capito, o è un clan cretino o è un clan di secondo livello, perché si affida ad un personaggio politico e invece di aiutarlo a scalare le vette lo fa dimettere da sottosegretario, lo fa dimettere da coordinatore e adesso non lo fa candidare neanche nelle liste. Dico, questi sono veramente dei fessi allora. Chi era candidato in Casal di Principi e ha pigliato i voti dei paesi era Italo Bocchino. Solamente che la stampa non lo, e né i magistrati di sinistra lo dicono mai. Qua l'unico referente casalese vero in Parlamento è stato l'onorevole Bocchino, perché lui è parlamentare per la prima volta nel 1996 nel convento di Casal di Principi. Allora io devo essere, diciamo, impresentabile soltanto perché ho deciso, perché l'ho deciso io, di nascere in un comune di Camorra, Casal di Principe, o devo essere io responsabile che uno dei miei 8 fratelli si è fidanzato, insomma, a 16 anni e si è sposato, insomma, con l'attuale moglie, il cui fratellino insomma, aveva 13 anni, che poi da grande ha fatto il camorrista. Cioè, voglio dire, che cosa c'entro io? Che in 20 anni di gestione della sinistra non si è mai guardato il consenso da dove provenisse. Eppure ci sono state elezioni bulgare a preferenze, ricordo Bassolino che veniva eletto sindaco della città con l'83% delle preferenze a Scampia. Ho sentito di dire dalle persone che è capitato comunque questa cosa, offerta di soldi, cose, il cambio di uso. A Barra. La presenza dello Stato ci deve essere in modo forte e duro, perché lo Stato lo può fare, perché noi siamo inermi, loro lo possono fare. Ma i casalesi poi alla fine, ma veramente sono un grande fesso. Il vero Made in Italy è la mafia, visto che di arte non se ne può più parlare. La presenza dello Stato ci deve essere in modo forte e duro, perché lo Stato lo può fare, perché noi siamo inermi, loro lo possono fare. Ma i casalesi poi alla fine, ma veramente sono un grande fesso. Il vero Made in Italy è la mafia, visto che di arte non se ne può più parlare. Ma non possiamo sempre scappare da Napoli. Malgrado l'idea che qualcuno faccia passare che tutto sommato la Camorra è un fenomeno vinto, purtroppo non è così.
Noi siamo venuti a destinare una parte di quel campo al luogo di ultimo riposo per coloro che qui diedero la vita. Ma in un senso più vasto noi non possiamo inaugurare, non possiamo consacrare, non possiamo santificare questo suono. Io ritengo che sia già arrivato quel livello di allarme che consento, debba consentire allo Stato di intervenire. Io penso che loro devono fare proprio un esame di coscienza. Che se io prendo questa strada poi non finisce più. Perché con la droga se entri non esci più. Domani mia figlia, ma che futuro avrà? Due figli ad arresti domiciliari, uno quasi diplomato al quarto anno. E oggi si ritrova con due pezzi di droga agli arresti domiciliari. Di stare dietro ai figli, non fargli sbagliare. E qua è facile sbagliare. Sì. Ma qua come esci? Trovi qualcuno che comunque ti vuole aiutare. Tra virgolette, nel senso che comunque ti dà lavoro, perché ai giovani solo la droga gli dà il lavoro. Qua. Qua. A volte non si accorgono neppure che quel bambino è così perché non è stato seguito, non è stato guidato, non è stato aiutato. Non se ne accorgono. E
Allora diventa questo il problema. Ecco perché noi ci troviamo in una società dove ormai quello cammina per strada e investe qualcuno, quell'altro uccide, quella, perché non c'è più il valore non viene ratificato, confermato dalla scuola e dal genitore. Perché dovrei andare in carcere se oggi sono un cittadino comune, se non ho più il potere di condizionare? I politici per me sono peggio dei ladri, peggio. Se questi bambini hanno queste paure è perché vivono in un posto di confusione. Io lavoro per 20 euro al giorno. A nero, signor me. Cioè, quelle cose che accadono tra gli scissionisti e quegli altri in realtà sono dovuti a fatti, ad eventi loro che non dovrebbero ricadere sui bambini comuni. Invece qualche ricaduta c'è. E comunque c'è sempre una scelta nella vita. Se vado in carcere, evidentemente è perché siamo in un paese non civile e comunque se dovessi andarci ci vado con la mia dignità. Il lavoro vale tantissimo, però sono un po' delusa. I figli. Scusami. Per un futuro, cercare di dargli un futuro, perché questi politici il futuro non c'è. Non c'è. Io credevo. Pensavo che il mio partito e il presidente Berlusconi potessero cambiare una linea. Penso che Cosentino sia un po' la storia della PDL e di Forza Italia in Campania. In questo momento vederlo fuori destabilizza un po' il sistema elettorale in Campania. Questo è un vero e proprio terremoto. Io sono casertana. La classe dirigente casertana è stata, a mio avviso, ingiustamente spazzata via. Ma sti casalesi poi alla fine, ma veramente sono un clan di fessi, insomma, perché si scelgono un riferimento e non lo scelgono manco tra quelli che possono veramente condizionare, che mi fanno perdere tutto. Cioè io ero sottosegretario, coordinatore, parlamentare, potevo essere presidente della provincia, forse portano ieri, che stiano mortando. Capisco anche che si debba avere il diritto ad avere paura. Nessuno te lo può togliere.
maggio. I coraggiosi uomini vivi e morti che qui combatterono lo hanno consacrato al di là del nostro piccolo potere di aggiungere o detrarre. Di cui ci alziamo e chiediamo l'ergastolo per Setola o per Zagaria, noi siamo rappresentanti dello Stato. Il mondo noterà appena, né a lungo ricorderà ciò che qui diciamo, ma mai potrà dimenticare ciò che essi qui fecero. Abbiamo arrestato Setola, non esiste più la camorra. Non è così. Certo che non è così. Sta a noi viventi, piuttosto, il votarci qui al lavoro incompiuto, finora così nobilmente portato avanti da coloro che qui combatterono. Sta piuttosto a noi il votarci qui al gran compito che ci è di fronte, che da questi morti onorati ci venga un'accresciuta devozione a quella causa per la quale essi diedero della devozione l'ultima piena misura. Non ti senti un eroe, quindi? Io penso sempre che gli eroi sono morti. Che noi qui solennemente si prometta che questi morti non sono morti in vano. Guai al popolo che ha bisogno di eroi. Lei si sente un eroe? Assolutamente no. Assolutamente no. Lei si sente un eroe? No. Vabbè, ci la facciamo scendere, sei solo, rischi molto di più. Io non so in quante parti d'Italia, diciamo, ci siano dei magistrati sovraesposti come noi. Ci sono oggi fuori caricatura, tutto in dottor. Allora, prendiamo un caffè! Che questa nazione guidata da Dio abbia una rinascita di libertà.
non c'è riuscita qua, casomai, gli antichi, e ci sono riusciti i casalesi. Si sono insediati nel Basso Lazio e nell'Alto Lazio e si stanno dirigendo, mi sembra l'Annibale e gli elefanti. Chi è più forte, lo Stato o la Camorra? Non lo so dire questo, sono... non lo so. Ci sono... sono forti tutti e due. Mi dispiace per i giovani, per i miei figli. Lo Stato non c'è. Non ci sarà mai. I politici fanno tutto... la caciara per i voti, poi dopo ci abbandonano noi stessi. A noi stessi alla Camorra siamo abbandonati. Secondo me lo Stato qua non c'è. Purtroppo lo Stato o crede nella giustizia, nella sicurezza e nella lotta a quello che va alla criminalità organizzata e allora deve investire e fare tagli a altre parti dove si possono fare i tagli. Si sente tradito dallo Stato? No, non mi sento tradito, mi sento trascurato. Sai, lo Stato è un'entità astratta che non esiste. Lo Stato è la somma di burocrazie, di uomini, di cittadini, di apparati. La Camorra fino a poco tempo fa era un fenomeno sconosciuto di cui persino molti campani facevano fatica a parlare. E invece sappiamo tutti che era un fenomeno molto diffuso. Però se lei anche nel 2003-2004 parlava con molti uomini delle istituzioni, molti erano portati a dire che tutto sommato c'era una parte della magistratura che esagerava, c'era una stampa scandalistica che vedeva Camorra da tutte le parti. Il Ministero ci ha minacciato dicendo: guardate che soldi per lo straordinario non ci sono, non si può ordinare lo straordinario, se lo ordinate lo pagate voi, quindi avete una responsabilità contabile diretta. Uno Stato che non riesce a garantire protezione ai funzionari che sono esposti a pericolo, non è uno Stato credibile. Tra le altre cose, ora nel progetto di legge verrà tolto alla DIA l'indennità speciale che ci hanno e quindi distruggeranno anche la DIA, perché tolta quella indennità automaticamente nessuno vorrà più rimanere alla DIA. L'immagine che tu dai di vulnerabilità. Perché evidentemente, e loro lo sanno perché lo leggono, perché diciamo evidentemente, e loro, diciamo, io parlo sempre dell'altra parte, diciamo, di quelli che sono nemici dello Stato, nel momento in cui vedono uno Stato e diciamo, i loro rappresentanti vulnerabili, inevitabilmente, è un fatto psicologico, si fanno più forti. È una situazione tragica, che nonostante questo, i sacrifici, noi continuiamo ad andare avanti. Avete saputo tutti delle condanne che ha avuto il gruppo Setola.
nazionale, visti gli articoli 533, 535, 532, 530. Sono finiti i stanziamenti per i collaboratori di giustizia, con la conseguenza che i collaboratori, le famiglie dei collaboratori oggi non hanno degli alloggi dove andare e sono costretti a stare in albergo. In relazione al capo numero 2, estorsione consumata ai danni dei congiunti di Natale Raffaele, passò per esempio la giustizia con il Giovanni Giovanni Ciro Alessandro che di fatto non sussiste. Noi temiamo che prima o poi qualche collaboratore torni indietro rispetto alla scelta di stare da parte dello Stato. In relazione al capo 14, dichiara la penale responsabilità del sindaco Giuseppe, in relazione al capo 15, estorsione ai danni di Gravante. Così come non abbiamo gli straordinari per fare, se la sera vogliamo arrestare qualcuno, fermare, fare dei provvedimenti di fermo o sequestrare qualche discarica abusiva, non lo possiamo fare perché gli assistenti non ci stanno perché non c'è lo straordinario. Noi continuiamo a lottare con impegno, con passione, con dedizione e sacrificio perché questo lavoro è la nostra vita. Però vorremmo che anche altre parti dello Stato ci stessero vicino, soprattutto ci mettessero in condizione di poter raggiungere risultati come quelli di stasera, che sono risultati bellissimi, merito dell'azione congiunta di magistrati e polizia giudiziaria, che ci è stato sempre accanto in ogni momento, nei momenti più delicati. Per l'effetto, condanna Pinoniani Francesco alla pena di anni 9 e reclusione. Se Sindaco Giuseppe, riconosciuta la continuazione per reati di cui al capo 1 e gli altri casi in cui è intervenuta in reazione di responsabilità alla pena di anni 9 e reclusione, 10 e 8. La sentenza è finita? Mandiamo via il pubblico, così smettiamo di lanciare messaggi. Dottore, oggi la scorta ve l'hanno data? Oggi la scorta ce la siamo fatta dare. Una scorta volontaria e anche scorta delle forze dell'ordine, le quali, a prezzo di grandi sacrifici e senza straordinari, continuano a stare qua presenti, tutte le forze dell'ordine, a seguirci e aiutarci in questa opera di contrasto al grande caso. Sarà sempre così. Ma io ci ho messo, mi ha abbandonato un po' da terra. Lo Stato ci dovrebbe aiutare. Cioè, già abbiamo visto anche nel 2005 quando è successo quell'altra guerra. Questo secondo te è una guerra? Io penso di sì, perché ammazzando una persona ogni settimana penso che questa è guerra. Qua c'è una guerra secondo te? Indubbiamente. C'è paura qua? Sì. Molta paura. Alle 8 di sera fare un coprifuoco qua. Chiude tutto? Come funziona? Chiude tutto? Chiudono tutti e basta. E tutti a casa? E tutti a casa. Dopo le 8 ce ne dobbiamo andare tutti a casa. Qua alle 8 di sera c'è il coprifuoco, non si può fare. Non si può, di mattina, tipo mai peggio, sì, di sera, sì, è sempre ammazzano così. Come bestie. La sera per le strade non ci sono persone e questa non è una bella cosa. La gente ha paura, secondo te? Sì. Tu? Anche. Sono sei figli, hanno paura di andare a lavorare, di andare di qua, di andare di là. Credete nello Stato? Se lo Stato c'è, sicuramente ci crediamo. Tu? Penso di no, perché ve l'ho detto. Lo Stato interviene solo quando succedono queste cose, poi dopo scompare, non c'è più. Lo Stato qua ci sta? Lo Stato? In Italia. E qua lo Stato? Credo proprio che lo Stato non riesce a fare il lavoro che dovrebbe fare. Forse qui a Napoli magari lo Stato sta abbaccato, cioè come si... Ehi, ma non dire queste cose. Ma via da me che si nasce.
Chi vi uccide? Chi ne uccide? Eh? Ci metto quando manca. Quanto guadagni? 180 euro la settimana. A nero. Un po' dura, ma ce la facciamo. Ho solo mia madre e i miei fratelli. Tuo padre? L'ho perso 5 anni fa. Quasi 6. Tu sei fidanzato? Sono divorziato. Hai figli? No, ne avevo uno e l'ho perso. La pensione? Non esiste, mio padre è morto quasi 6 anni fa e dovrebbe arrivare un arretrato, ma non si sa dove che fine ha fatto. Ti ritieni infortunato? Sì, anche se lavoro a nero, perché ci sono ragazzi che non hanno neanche questo. La scuola l'hai fatta? Fino alla terza media. Dicono che l'esercito non serve. Ma quale esercito? Qua ci vuole ben altro. Qua ci vuole l'educazione civica, la prima cosa. Liceo? Figurati. Ci vuole una rivoluzione proprio a livello di istruzione. Università? Non so neanche cosa significa. Qua ci mancano proprio le basi principali, l'educazione civica. Avresti voluto fare il liceo? Ma forse se c'era la possibilità, sì. È anche il quartiere, la città, la mentalità, quando si cresce in questo quartiere sembra da piccolo non vuoi mai andare a scuola. Poi magari cresci e ti rendi conto che dovevi andare. L'esercito serve, serve sì l'esercito. Può servire? La voglia che può servire. Però da Roma dicono che non serve. No, a Napoli serve. A Napoli dice che serve l'esercito. Ma questa guerra chi la sta vincendo? Ma io penso, no, chi la sta perdendo? Cioè qua non c'è un vincitore, qua c'è un perdente, siamo noi, la brava gente. Il vero Made in Italy è la mafia. La Cina questo non lo potrà mai copiare. Il vero Made in Italy è la mafia, visto che di arte non se ne può più parlare. Dobbiamo rallentare il lavoro di indagine. Perché io non ho lo storiano nemmeno per i segretari. Gli uomini d'onore non parlano. Sull'immagine della Madonna giurano. Prima regola dell'omertà, nessuno parla, nessuno sa. O Madonna dell'Annunziata, santa patrona di Cosa Nostra, come fate a macchiarvi di sangue lasciando pulita l'immagine vostra? Gli uomini d'onore non parlano, sull'immagine della Madonna giurano. Prima regola dell'omertà, nessuno parla, nessuno sa. O Madonna dell'Annunziata, santa patrona di Cosa Nostra, come fate a macchiarvi di sangue lasciando pulita l'immagine vostra? C'è un particolare che mi sfugge. Non capisco la dinamica di questa strage. Signor giudice, lei lavora assai. Meglio se si riposa, perché sa, non si sa mai. Strangolare, incaprettare, dissolvere nell'acido e gettare nel canale. C'è un particolare che mi sfugge, non capisco la dinamica di questa strage. Signor giudice, lei lavora assai, meglio si riposa perché sa non si sa mai. Strangolare, incaprettare, dissolvere nell'acido e gettare nel canale. Io sono una cronista. Ed è molto male se qualcuno mi vede qualcosa di diverso. E da queste parti i meccanismi di infiltrazione negli enti locali, negli uffici, nei comuni è pesantissimo. Quando Buscetta si è deciso a parlare, la mafia criminale ha cominciato a tremare. Quando Buscetta si è deciso a parlare, la mafia criminale ha cominciato a tremare. Lavoravamo in emergenza assoluta, cioè, c'erano morti a terra praticamente ogni settimana. Nomi su nomi, facce d'infami, abbaiano i cani, non c'è mugghi usarsa di la fami, ma cum mangia fa muddicchi, Napoli, Palermo, Milano, New York City. Nomi su nomi, facce d'infami, abbaiano i cani, non c'è meglio usarsa di la fami, ma cum mangia fa muddicchi, Napoli, Palermo, Milano, New York City. What do you want, Salvatore? Giuda, barracuda, maledetto traditore. In Cosa Nostra con il sangue si entra, da Cosa Nostra con il sangue si esce. What do you want, Salvatore? Giuda, barracuda, maledetto traditore. In Cosa Nostra con il sangue si entra, da Cosa Nostra con il sangue si esce. La cocaina si chiama come una maglietta, un cavallo o con il nome di un pesce.
Leonardo, perdonaci perché non abbiamo saputo mantenere la strada che apristi nel Rinascimento. Ci consegnasti arte come eternità. Di Michelangelo ci resta la pietà. La cocaina si chiama come una maglietta, un cavallo pure col nome di un pesce. Leonardo, perdonaci perché non abbiamo saputo mantenere la strada che apristi nel Rinascimento. Ci consegnasti arte come eternità. Di Michelangelo ci resta la pietà. La criminalità organizzata non è che si occupa solo di estorsioni o di droga, la criminalità organizzata pervade un po' tutto il mondo, da quello della pubblica amministrazione. Gli italiani sono artisti, Santità le do un consiglio per gli acquisti. Il fatturato dell''ndrangheta supera il PIL della Calabria. Mafia S.P.A. Mi capisti? Gli italiani sono artisti, Santità le do un consiglio per gli acquisti. Il fatturato dell''ndrangheta supera il PIL della Calabria. Mafia S.P.A. Mi capisti? A Napoli si dice, non te l'ha detto il medico, no? di fare il pubblico ministero, probabilmente ancora di più di fare il pubblico ministero alla direzione distrettuale antimafia e sui casalesi, che sono tutte scelte di vita che uno fa perché se le sente. Dovete pagare gli artisti, non produrre mille fiction sui vari Gesù Cristi. Giotto, Donatello, Raffaello, Sandro Botticelli erano un faro per l'umanità. Dovete pagare gli artisti, non produrre mille fiction sui vari Gesù Cristi. Giotto, Donatello, Raffaello, Sandro Botticelli erano un faro per l'umanità. Piango raramente, però con Falcone, quando se diciamo di questa notizia di Falcone, forse qualche lacrima mi uscì. Padre che sei nei cieli, proteggi Giovanni Falcone e dimmi che i bastardi pagheranno i mali. Perché Dio parla attraverso i miti, il giudice Falcone, Borsellino, Antonio Scopelliti. Padre che sei nei cieli, proteggi Giovanni Falcone e dimmi che i bastardi pagheranno i mali. Perché Dio parla attraverso i miti, giudice Falcone, Borsellino, Antonio Scopelliti. Napoli è abbandonato a se stesso ormai. Per i giovani soprattutto, non c'è proprio futuro, non c'è speranza. I suoi figli, se potesse, li manderebbe fuori da Napoli? Sì. Sicuramente, per un futuro migliore, sicuramente, ma non restare a Napoli, non restare a Napoli. La camorra è più forte dello Stato? Ma io credo di no, è più forte lo Stato, però quando ci sta lo Stato sì. E adesso lo Stato dov'è? Lo Stato dove sta? Sta a Roma. Piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sindaco, come mai in chiesa nessuno ha parlato di camorra? Faccio andare un attimo al cimitero. Non è stata neanche pronunciata la parola, sindaco, come mai? Faccio andare di nuovo al cimitero, stiamo andando al cimitero. Ma dove sei ancora? Dove sei?
Le istituzioni dove stanno? Dove? Gli ha mai detto di mollare sua moglie? Qualche volta sì. Qualche volta mi ha detto questa, diciamo, frasetta che poi è una domanda che probabilmente se uno se la comincia a fare troppo spesso significa che qualcosa non va, cioè chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? Cosa dovrei fare, scusa? Mi piace, il mio lavoro, ho scelto, nessuno mi ha obbligato a fare. Che cosa risponde a sua moglie quando le dice chi te lo fa fare? Io le rispondo con uno sguardo e forse con una smorfia e lei mi capisce al volo. Lei probabilmente mi conosce, ma sa che almeno, diciamo, fino ad oggi il mio pensiero è che non lo farei mai. Che il governo si mangi sulle soldi nostre. Ma ci offrono i soldi a questa famiglia, la famiglia di Pasquale ci offrono i soldi, ci danno i soldi. Ma che sono i soldi? Una nostra madre che può dircelo, i soldi, la carne, un figlio mio, la rosta, dove sta? Non lo vedo, non posso toccare giù, non posso lavarci una cammina, non posso fare niente più. Prego, chi ha potere di fare qualcosa di serio, di concreto, di reale, non fatti, cioè parole basta, passiamo ai fatti adesso, per cortesia, veramente, facciamo qualcosa, non deve succedere, questa gente deve andare via, deve andare via da qua. Scusatemi, per piacere. Hai capito la discussione? Non momento, calmiamoci un momento. Questi sono i problemi che ho pesato, caro Scambino. Non ci interessa né un film, né la camorra, né sei piani, né chi l'ha, né chi l'ha. Ci daranno posti e fatiche, perché se no qua Scambino la comandiamo noi. E veniamo tutti quanti a fanculo. Perché Saviano è stato un danno per la cittadinanza, per Scambia in particolare, perché oggi Scambia è visto la legge del mondo tra civili, di crocevia, di tutti i traffici illeciti italiani. Noi non daremo le location a queste condizioni. Non vogliamo censurare nessuno. Forse noi siamo stati censurati. Conosciamo il titolo di questo film, che è Gomorra, e che sicuramente non lascia sperare a niente di buono. Già con il primo film, che ha messo in evidenza solo il negativo di questo quartiere. Noi non abbiamo letto la sceneggiatura, abbiamo avuto indicazioni dai produttori. Sono qui in quanto organizzatore generale della serie Gomorra. Abbiamo espresso un parere e oggi con la gente, democraticamente, ci confrontiamo per capire quale può essere la migliore soluzione. Io trovo paradossale che si possa pensare che negando la realizzazione di un film in un quartiere si possa, diciamo, distogliere l'attenzione dei media dai problemi che sono determinati da questioni concrete, reali. Nessuno ha bocciato nulla. Saviano ha fatto male o bene a Scampia? Per me ha fatto male a Scampia. Penso che Saviano sia una persona a cui noi italiani dovremmo dire grazie sempre. Il film il 28 e il 29 non si girerà. La serie si farà, vedremo come e dove. Ma loro spenderanno un bel po' di soldi. Quanto è il budget? Guardi, con precisione non lo so, ma le posso all'incirca dire. Ma probabilmente più di 3 milioni di euro, diciamo, per 7 mesi di lavorazione. Solo di alberghi si stima un budget di circa 500.000 euro. Saviano credo sia una persona per bene che ha lottato e lotta la camorra, che ha tolto molti veri così. Però io non lo so a quale titolo lei ha parlato. Si è accattato a palla la gente perché spuzzavano le palle.
Saviano più scemo di cosa! La persona per bene, ma quale persona per bene? No, siamo un paese del degrado! Su 7 mesi di lavorazione la serie verrà realizzata solo, oppure dovrebbe essere realizzata solo per 4 giorni a Scampia. Ho perso il lavoro! E come l'ho perso io, l'hanno perso migliaia di altre aziende di Napoli, perché Napoli oggi è abitata in tutto il mondo come la capitale della delinquenza, per causa di questa gente qua, che per fare i loro interessi non si è imparato di mettere sotto i piedi la dignità di un popolo. Sono 33 anni che sto aspettando, ma non sono una fitta, la politica è tutto. Per anni e anni e anni se ne sono fottuti di noi, hanno fatto solo i loro interessi. Questa è la verità! Sta dicendo proprio lì! Non è capito, sono tutti i tuoi! Che capisci? Ma è una cosa personale! Ma si vuole farlo! Ma questo giro di parole che fanno loro politicamente a noi ci interessa, che noi rimane dall'ignoranza. A Scampia si è aperto un discorso film Fiction di Saviano. Guardate che è successo, telecamere, giornalisti, presidente della circoscrizione. È un problema che esiste da 30 anni, che siamo noi qua, no? Disoccupati, che facciamo la fame. A ma venire la droga per gli annati, gli camuristi, la vicina a mangiare, non ne ho vero come fanno loro. Quindi si guardiamo in faccia retta, i camuristi ci hanno fatto mangiare. O camuristi hanno per tanti anni ci hanno mangiato. Ma non solo noi, anche altri messieri. Ti ignorantemente, perché ho veramente... Senti, io sono fatto 23 anni di calcio, ho 3 figli, 23 anni di calcio, ho 3 bambini, sono da 8 anni che sto cercando lavoro. Mi dici di che devo fare? Il lavoro! Perché non l'ha citato? L'alternativa di scambio del lavoro! Voi non interpellate un cittadino, ma mandate tutto verso, sta madre orca! E ti dà due parole! Il nome di Saviano che non è stato offeso, è stata fatta una satira. Perché non capire che invece vediamo dopo. Noi parliamo con le persone di Scampia, non con persone che non conosciamo. Uno schiscione sgradevole, diciamo, che comunque appunto lo striscione che sta al tavolo di solito è quello che dà l'impronta all'assemblea. Scampiamoci da Saviano, mi sembra molto ingrato. Ma se non posso fare, io ci avvengo la droga! È l'unico opportunità che sta qua, che va a mangiare l'indice novello. Se questi calo istituzione non si sceglie, ci hanno posto a fatica tutto quanto. Noi da oggi in poi, o territorio, o comandiamo noi, che se qualcuno ci chiama Austin, io mi sto puzzando le fame, è la verità, perché sennò non stesso qua. Perché comunque girando per Scampia, ma girando anche in altri quartieri di Napoli, si capisce veramente a che livello è ridotta questa città e credo che quindi ci sia tanta rabbia, tanta stanchezza. Vogliamo cambiare, Saviano ci dice Zappi, noi porta a Venezia, ad un sanno. Ma per quanto tempo posso campare così? Dopo ho fatto tutti i percorsi, questo è un film che sa da fare. Chi è un film che sa da fare? Sa da fare a c'è. Alla fine Saviano, fin dopo a livello di fiscia. L'avete visto il film Gomorra? Sì. Vi è piaciuto? Come? Assate! Apri! Questo è tua! Il nostro!
La vita mia, non ci fa sembrare troppo. Hai visto che non sai per i quartieri qua? Ma chi? Chi? Saviano. Si diverte quando suona? Eh? Sì. Che cosa senti quando suona? Amore e passione. Secondo te Scampia si può cambiare con la musica? Sì. Che cos'è l'amore per te? È tutto. A che serve? A farti cambiare. Grandi guadagni derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti hanno fatto sì che si costituissero dei gruppi che di volta in volta o sono riusciti a trovare fra di loro delle alleanze, quindi si sono costituiti in cartello e quindi sono riusciti a mettersi d'accordo sulla spartizione di questi profitti, oppure ecco, quando è venuto a mancare l'accordo non hanno esitato a scannarsi fra di loro. Le azioni che io ricevevo in Calabria ormai ci sono stato 6 anni là e 7 anni qua, sono notevolmente inferiori a quelle che riceviamo noi qui quotidianamente negli ultimi periodi. Il clima complessivo è un clima di forte rischio per coloro che in questo momento operano nel contrasto alla criminalità organizzata. Guardi, nel caso specifico c'era un progetto di attentato da compiere nei confronti miei e nei confronti di alcuni appartenenti alla polizia giudiziaria che avevano con me lavorato sulla criminalità di Acerra. La vicenda Enzo D'Onofrio è una vicenda che in qualche modo trova degli ulteriori addentellati e riscontri in dichiarazione di collaboratori di giustizia. Era di un bazooka, l'utilizzo di un bazooka qui sulla rampa. Loro hanno ampia disponibilità e facile disponibilità di armi del genere, ma già da anni, non da adesso, perché hanno collegamenti anche con clan metropolitani. In altri elementi che sono stati rilevati nel corso di indagini, tutti dimostrativi che vi è un forte malanimo nei confronti della magistratura che in questo momento sta conseguendo risultati molto brillanti. La sensazione è che se a Napoli comincino ad avere idee che si possa fare un attentato nei confronti di un magistrato, cosa che la Camorra non ha mai progettato, o cominciano ad arrivare condanne che i capi clan non si aspettavano in maniera così massiccia e così a lungo termine come stanno arrivando, che come sono arrivate negli ultimi 2 anni, oppure i camorristi cominciano ad avere la percezione che l'apparato di sicurezza di chi si occupa di criminalità organizzata è un livello talmente basso che sono in condizioni di poterlo realizzare un attentato. Pensare che i successi che abbiamo conseguito ci consentano oggi di gridare vittoria è prematuro. E bisogna continuare su questa strada per non consentire all'organizzazione di riprendere fiato. Attenzione, siamo un attimo di stazione.
gruppo movimento organizzato del Muratro Nobile, l'equipo organizzato del Muratro Nobile, perché possiamo sicuramente parlare di una vera e propria guerra, che si è determinata poi specificamente nell'ambito di Scampia Secondigliano. Prefetto di Napoli, dottor Vincenzo De Vivo. Il lavoro è incessante, è continuo, è costante, anche se non è che si faccia debba fare pubblicità, il lavoro è un lavoro in riservatezza e indiscrezione. L'impegno è massimo, certo non è facile, i risultati si dovranno vedere nel tempo. Uno di voi su ogni mezzo, già avete stabilito in modo che i due che vengono all'esterno li portate all'esterno e li fate scendere rapidamente, li fate posizionare. Gli altri che devono penetrare all'interno stanno con voi. Però un collega della squadra investigativa su ogni mezzo in modo che... Le operazioni in corso si chiamano alto impatto. Entriamo all'interno e perquisiamo tutte le abitazioni. I cittadini hanno il diritto di chiedere un intervento forte dello Stato, in questo momento credo che lo Stato lo stia dando. Il capo della polizia e i direttori dello SCOE e della DAC ci hanno conferito 200 uomini per ogni forza di polizia con i quali noi stiamo effettuando controlli straordinari di contrasto alla criminalità tutti i giorni, inclusi festivi. Abbiamo chiesto ed ottenuto dei rinforzi che abbiamo utilizzato per bloccare completamente queste attività di spaccio nelle principali piazze di spaccio di Scampia e Secondigliano. Dirigere e lavorare nel commissario di Scampia è un lavoro di prima linea. Abbiamo su tutta la provincia registrato una cinquantina di omicidi. Dai, corri, corri, corri. Data la complessità della struttura, è molto difficile impedire al 100% che si realizzi lo spaccio. Stiamo facendo il blocco delle piazze di spaccio con un presidio permanente sulle 24 ore. Uè, calmate un po', almeno visto 4 ore. Calibro 9x21, non li toccare, mettili nella busta senza toccare. Ci sono due tipi di cani per i cinofili, i cani antiesplosivi e i cani antidroga. E noi utilizziamo in queste operazioni sia gli uni che gli altri per la ricerca di armi e per la ricerca di droga. Proprio grazie a uno di questi cani abbiamo trovato due Kalashnikov, due mitra Kalashnikov in una di queste case abbandonate vuote delle vele. Dai, dai, sì, sì, dai, vai. Portalo giù e lo portiamo in ufficio. Dai, vai.
Capita spesso, signora? Sempre, tutti i giorni a mia figlia, io non lo so. La camorra si impossessava dei palazzi, li trasformava, cambiando i cancelli, mettendo pareti, creando delle difese passive per difendere gli spacciatori. Lo spaccio avveniva dietro i cancelli, dietro le pareti, con la violazione della libertà delle persone per bene che abitavano nei palazzi. Oggi questo non avviene più. Noi di questo quartiere, anzi di questo rione principalmente, più del quartiere, siamo contentissimi perché noi eravamo in gabbia. Non potevamo fare nulla, né sostare, né chiacchierare tra di noi, pochi bambini. Invece adesso, da quando hanno mandato via questa piazza di spaccio, è rinato, come dire, è rinato, sì. Io i bambini non erano da porto, tutta poi zio marito dormiva, non so cioè, se si può andare avanti così, io non lo so, se si può vivere in queste condizioni, lo so, è zona rossa, però io non lo so. Cioè... Esercitiamo una pressione continua sul territorio, anche e soprattutto alla ricerca dei latitanti. Facciamo perquisizioni quotidiane in tutti gli edifici del quartiere, a macchia di leopardo, posti di controllo, operazioni a pettine, cioè cerchiamo di effettuare anche perquisizioni per interi blocchi di edificio. Molti però non riescono a comprare, per cui c'è stato per un periodo, ci siamo resi conto che c'è stata un'amplificazione di alcune piazze di spaccio nei quartieri confinanti, per esempio a Miano, al Parco La Quadra, c'è uno spaccio residuo che naturalmente si è amplificato un po' in ragione della chiusura dello spaccio nell'epicentro. La camorra si può vincere perché è un fenomeno umano. Non c'è nessun motivo e nessuna ragione per la quale si debba pensare che sia invincibile. Stanzette, delle casette in questo posto, ma non sono stanze del buco queste, perché ci abitano. È un lavoro, io lo chiamavo la fatica di Sisifo, cioè è un lavoro continuo, non puoi mai interromperlo, cioè non puoi conseguire un risultato e poi abbandonare il campo, devi conseguire un risultato, poi controllare che questo risultato venga mantenuto, perché la malavita si rigenera, cioè ci sono anche nuove generazioni che subentrano. Spesso i conflitti tra gruppi criminali intervengono proprio a causa degli arresti, perché vengono arrestati i capi. Attualmente i gruppi criminali che si contendono il territorio sono gestiti da giovani pregiudicati, i quali sono gli eredi dei vecchi capi clan. I gruppi in campo sono su Scampia, in particolare, nello specifico, gli Abete Abbinante, e da Secondigliano un gruppo detto della Vannella Grassi, che prende il nome, il cui cartello prende il nome da una strada, che sarebbero i Magnetti Petriccione, che sono dei giovani che hanno manifestato le mire espansionistiche sul territorio di Scampia, e da qui è nato il contrasto iniziale. E su questo ci sono indagini serrate della direzione distrettuale antimafia. E purtroppo la guerra continua. Nelle gabbie.
gabbie e durante le intercettazioni in carcere, conversazioni in carcere intercettate. Si allude chiaramente che prima o poi un magistrato sarà ucciso. In 50 anni la Camorra decide che nell'arco di un paio di mesi si deve mandare questi messaggi così chiari verso i magistrati, vuol dire che qualcosa sta cambiando. Finita l'emergenza, perché tutti ci auguriamo che prima o poi questa faida terminerà, lo Stato vi rimetterà nelle condizioni iniziali, quindi comunque con le forze ordinarie. Ma con le forze ordinarie continueremo a fare incessantemente questo lavoro, è un lavoro di tenacia. È un lavoro di perseveranza. Il Ministero ha promesso che forse a giorni, a settimane, arriverà appunto il denaro occorrente per remunerare gli straordinari. Quotidianamente pervengono lettere dal carcere a vari colleghi della DDA in cui si allude con chiari intenti intimidatori. Non ha paura. Ma guardi, io credo che nessuno abbia paura di noi che lavoriamo in questa materia. Avere paura significherebbe non poter operare con l'imparzialità che è il primo patrimonio del magistrato. E penso che il nostro lavoro sia tale che ci consenta di andare avanti senza mai pensare ai rischi che si possono correre. Prima di me e meglio di me l'hanno detto altri colleghi siciliani, non è che uno impara a convivere con la paura, voglio dire, la paura è un sentimento quasi ancestrale che non si può controllare. La consapevolezza di fare con dignità, onore e decoro il proprio lavoro, poi il sentimento passa in secondo piano fino a quando esiste ancora l'entusiasmo, come io personalmente ce l'ho ancora, di fare questo tipo di attività. Eroi nel nostro lavoro non ce ne sono. La prospettiva di non uscire più dal carcere per persone anche trentenni è chiaro che fa elevare il livello del malanimo e dello scontro. Lo Stato in cui credo è che credo di impersonificare, dà in ciascuno di noi una forza che ci consente e ci spinge ad andare sempre avanti con l'impegno di tutti i giorni, senza mai rallentare in questa corsa alla legalità. Dal primo all'ultimo piano, tu rimani all'esterno. Ti metti, stendi gli uomini in modo da guardare le sorte. Andiamo, da qua, prego. Lo Stato è composto non dagli organi istituzionali, ma dall'insieme dei cittadini. Ah!
le persone per bene, le persone oneste sono sicuramente molto, ma molto, ma molto più numerose dei delinquenti, per cui è molto più forte numericamente lo Stato, cioè che si compone di tutte le persone per bene, che se unite e convinte a contrastare questi fenomeni possono riuscire ad accantonarli, a metterli da parte, ad eliderli. Pronto? Sì. Grazie. Spostate un po', cortesemente. Signori, veniamo cortesemente. Grazie. Sì, fanno passi di dietro. Posso chiedere che sia? È un gran ritorno, persona meravigliosa. Quelli che non sono qui non capiscono. È l'omertà che regna praticamente sovrana. Ha un coraggio che hanno avuto in pochi. Ha avuto il coraggio di parlare. Ed è lui l'orgoglio di Napoli, non altro. Ha solo avuto il coraggio di dire quello che gli altri non dicono. Tutti sanno della droga, determinate cose, però nessuno ne parla. Possono anche criticarlo con toni fatti, non le parole. È l'ignoranza che parla. Dopo 7 anni di assenza forzata, il cerchio si chiude con il ritorno in città di Roberto Saviano. Sopravvivere non all'attacco del nemico, ma alla diffidenza dell'amico, perché la diffamazione non parla mai al nemico, parla all'amico. Nessuna paura che mi calpestino. Calpestata, l'erba diventa un sentiero. La città di Napoli lo abbraccia e i ragazzi, che non soltanto sono di più ma sono anche più forti, quelli che si ispirano alla bellezza, alla cultura, alla professione, vedono in lui un esempio importante. Paragonarsi all'erba, l'erba calpestata diventa un sentiero. Siamo di più, siamo più forti, dei ragazzi che invece scelgono e sono schiacciati dal crimine, dall'illegalità e da un fango che è la camorra. Il piacere di potersi immaginare che alla fine si è sentiero, qualunque cosa accada e si è tracciata una linea, mi fa essere felice. Io ritengo che siamo noi lo Stato e quindi noi facciamo il massimo. Ci sono anche dei momenti forse di incomprensione, ma fondamentalmente ciò non intacca minimamente né l'impegno né la consapevolezza che tutti abbiamo nel fatto che noi siamo lo Stato. Peace out!
andare in pensione? No, in pensione no, magari. A riposarmi. Dobbiamo stare ancora più attenti perché adesso si riorganizzeranno. Io alle persone che ascoltano vorrei dire innanzitutto che un capo come Michele Zagaria avrei immaginato si trovasse in un grande appartamento con lusso, con alta tecnologia. Invece era una stanzetta sottoterra. Abbiamo ancora una serie di obiettivi, noi non ci fermiamo mai. Credo che sia forse il segno più tangibile del fatto che essere capi o essere camorristi è una scelta certamente sbagliata sotto tutti i profili. La guerra continua? Assolutamente sì. Lo Stato ha vinto e ora Zagaria deve pensare qual è il suo futuro. Perché al momento è dietro le sbarre per tutta la vita.